signor parroco. Che succede, signora Essel? Hanno bussato, c'è fuori una persona che vuol parlare con lei. Ma che ora è? È l'una passata. E a l'una di notte c'è uno che vuole parlare con me. Chi può essere? Non lo so, non ho aperto la porta. Beh, ma le è sembrato un uomo o una donna? Una voce d'uomo. E le ha detto che cosa vuole da me? Ha detto che deve confessarsi. Gli ho risposto che lei di notte non può confessare. Al che lui mi ha esclamato: per caso Dio di notte non ascolta? No, è alla porta del giardino. Non apra! Ah. Per carità, non apra! Stia tranquilla, stia tranquilla. Chi c'è là fuori? Padre Scholz? Sì, padre Scholz. Non apra la porta! Cosa vuole allora? Vorrei confessarmi. Vada in chiesa e mi aspetti lì. Io la raggiungerò al confessionale in chiesa. Senta, io non confesso di notte, non mi è possibile. Ho bisogno di aiuto. Sì, io cercherò di darglielo. Parlerò volentieri con lei. Se ha bisogno di aiuto, io cercherò di darglielo. Voglio fare una confessione. Ho commesso un omicidio. Apra la chiesa, presto! No, no, no! Cosa ha intenzione di fare? Non vorrà davvero aprire la chiesa? Oh, mio Dio, mio Dio! Vada nel confessionale. So chi sei, anche se hai contraffatto la voce.
Entschuldigen Sie bitte, es ist schon eine Stunde vergangen, Sie sind nicht gekommen. Ich habe solche Angst gehabt. Es tut mir leid, Gänseschlag. Soll ich Ihnen was machen? Ein Kaffee? Nein, danke. Gehen Sie noch schlafen. Sie sind gut. Wie soll ich jetzt schlafen? Sagen Sie mal, haben wir einen Stadtplan? Ein Stadtplan? Signor Derbach? È già qui? Signor Derbach? Buongiorno. Buongiorno. E là? Sì, là. Grazie. Ferita d'arma da fuoco nello stomaco. Foro d'entrata ed uscita chiaramente accertabile. Era seduto alla scrivania? Sì, ma i proiettili non possono averlo raggiunto qui. Allora, la morte non è stata istantanea? La ferita era grave, ma certo non ha provocato la morte istantanea. E ha potuto quindi trascinarsi fino alla scrivania. Sì, avrà voluto telefonare, così ha cercato il ricevitore. Già, ma non ha fatto in tempo. Sì. Qui abbiamo trovato una matita con la quale ha scritto una parola. Una sola parola su questa busta. Una parola? Forse il nome del suo assassino. Magari, sarebbe troppo bello. Vediamo un po'. S-C-U. Scu. Questo forse... scuola. 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 Signora Brand. Sì? Lei è un'impiegata del signor Derbach, vero? Sì, la sola. Come vede, è un piccolo negozio. Ah. Ma con uno studio fotografico privato. Se ne serviva per gli ordinativi pubblicitari. Lavorava con molte ditte. Le solite fotografie per reclame, queste. Il signor Derbach, pochi momenti prima di morire, ha tentato di scrivere la parola scuola. Cosa potrebbe significare? Io non lo so. Ci pensi bene? Scuola. Questi sei qui erano tutti allievi di una scuola. Sai di quale scuola si tratta? No, questo non lo so.
Ce n'è una, non molto lontana, un liceo. Qualche volta ci ordinavano lavori fotografici per pubblicità che poi mettevano in circolazione. Lei sa se questi ragazzi lavoravano per qualche altra ditta? No. Scusi, no? Ho sentito che qui è stato assassinato un uomo. Sì, il proprietario di questo negozio. Ah, grazie. Buongiorno. Grazie di tutto. Buongiorno. Arrivederci. Sono il parroco di Sant'Anna. Posso essere di qualche aiuto? Il morto aveva parenti? Non lo so. La signora Derbach ha bisogno d'aiuto? Lei? Non credo ne abbia bisogno. Per quello che la conosco. Il morto è ancora qui? Sì. Posso andare a dire una preghiera? Come? Una preghiera? Sì, naturalmente. Signor Derrick, posso prendere un momento soltanto? Molte grazie, signor Derrick. Ma sono io che ringrazio lei. Per che cosa? Lei, padre, ha fatto quello che... Ma tu che volevi prima? Posso prendere un momento la macchina? Sì, certo, prendila. Lei, padre, ha fatto quello che vorrei fare anch'io qualche volta. A ognuno il suo. Signora Brand, che succede? Derbach è morto. E lei chi è? Il mio nome è Grunau. Sono un amico di Derbach. Io lavoro per lui. È questo. Ah. Polizia? Sì. Come è morto? Chi è stato? Arrivederla, signor parroco. Gli hanno sparato. È successo ieri sera. Chi può averlo fatto? Chi e perché? Lei non ha qualche sospetto? No. No, no, nessuno. Assolutamente nessuno. Niente di niente. Il signor Derbach, però, è riuscito a scrivere qualcosa prima di morire. Ecco qui. Scuola? Cosa? Lei legge scuola qui? Scuola? Ah. Vede, ogni tanto lui lavorava con alcune scuole. Fotografie pubblicitarie. Gli servivano ragazzi. Giovani e belli. Questi, per quello che so, deve averli presi da qualche altra scuola. Con i dilettanti lavorava meglio. Come mai ha scritto scuola? Che significa? Voleva forse indicare il suo assassino? Sì, forse. Wo ist der Direktor? Danke. Happy to touch the sky. Happy
Sì? Due signori della polizia criminale, signor Preside. Polizia criminale? Mi scusi, buongiorno, signor Preside. Buongiorno, signori. Speriamo che non si tratti ancora di una faccenda di droga. No, stiamo indagando su un omicidio. Omicidio? Già. No, non può essere. Oh, lei è innocente. Harry, fagli vedere le foto. Signor Preside, guardi se riconosce qualche suo studente. Ecco, tenga. Vediamo un po'. Sì, sembrano proprio dei miei allievi. Un momento, prendo gli occhiali. Una foto pubblicitaria? Sì, il fotografo che l'ha fatta ieri sera è stato assassinato. Ah. E questa foto che cosa c'entra? Vede, il fotografo, prima di morire, ha scarabocchiato qualcosa, una parola. Non la trovo più. Ah, già, scusa, che distratto, ce l'ho io. Tenga. Io leggo... scuola. Sì. Dalle indagini che stiamo conducendo risulta che un certo Dernbach prendeva degli studenti per questo genere di foto. Foto pubblicitarie. Ah, su questo non ci può essere alcun dubbio. Crede... sì, secondo lei, questa parola vuole indicare che l'assassino è nell'ambito della scuola? Non lo possiamo escludere. Capisco. Ma vede, questi sono i miei più cari allievi. Per loro metto la mano sul fuoco. Garantisco assolutamente per loro. Se mettiamo, per esempio, tra la sorgente luminosa e la fotocellula una mano e poi la ritiriamo... la corrente della fotocellula ritorna momentaneamente avanti. Mi scusi, professore, se la interrompo, ma è molto urgente. Buongiorno. I signori sono della polizia, della squadra omicidi. Chiedono la vostra collaborazione. Prego, ispettore. Grazie. Ieri sera è stato assassinato nel suo negozio un certo signor Dernbach, fotografo e direttore di uno studio pubblicitario. La mia domanda è la seguente. Conoscevate l'uomo che è stato ucciso? Questo è Albert Hess, il capoclasse. Il fotografo Dernbach, della Inziger Strasse? Se è di lui che parla, lo conosciamo benissimo. Alcuni di noi hanno lavorato per lui. Anche lei? Sì, anch'io. Ci ha fatto delle foto destinate alla pubblicità e ci ha pagato anche molto bene. Quest'uomo è morto? Sì. È morto ieri sera, tra le 11 e le 12, nel suo studio. Qualcuno lo ha assassinato. Vede, in effetti non è che lo conoscessimo poi così bene. Siamo stati da lui un paio di volte, ci telefonava quando aveva bisogno di noi. Il lavoro era... piuttosto divertente, cioè, perlomeno, noi ci divertivamo molto. Al punto che lui sfruttava la nostra allegria per le sue foto pubblicitarie. La trovava molto, molto efficace. Ha una foto lì? Sì. Può vederla, se crede. Ma di quale si tratta? Ah, questa io non l'ho mai vista. Ah, però, ora che ci ripenso... fu fatta per una bevanda, sì, quel giorno che eravamo così felici. Tanto che ci comportammo da idioti. Cominciammo a ridere facendo dei gran salti e lui continuava a gridare: la gioia deve sprizzarvi dagli occhi! E gli altri chi sono? Franz. Wilfried. Le ragazze Ingemail. Lotte Kaul. E questa è Vera Essling, oggi non c'è. Non è venuta. Si è data malata. Ora ci dica lei che cosa possiamo fare. Va bene. Qualcuno di voi forse può dirci qualcosa che per noi potrebbe essere molto importante. Per trovare un colpevole che non ha. Che non ho. Allora? Allora mi dispiace, ma non posso proprio aiutarla. C'è qualcuno che può farlo? A quanto pare non c'è nessuno. Ma mi dica, come è arrivato fino a noi? Quell'uomo ha fatto centinaia di foto, se non migliaia. Sì, è giusto che ve lo chiarisca.
Quando è stato colpito, Dernbach non è morto subito. Con le ultime forze che gli restavano, è riuscito a trascinarsi fino alla scrivania e a scrivere qualcosa sopra una busta. Una parola sola. Scuola. Scuola? Mi fa un po' vedere. Prego. Sì, scuola. Uh-huh. Allora capisco. Per lei questa è una specie di denuncia. Esatto. Allora perché non ha addirittura scritto il nome del suo assassino? Mi scusi, sa? Giusto, giusto. Anche questo è giusto. Però lei dimentica una cosa. Quell'uomo stava per morire. E non è molto facile ricordare un nome in quelle condizioni. I nostri li ricordava. Li aveva tutti elencati nella lista degli onorari. Non mi fraintenda. Nessuno vuole incolparla. Io chiedo soltanto se lei, oppure uno di loro, ci può aiutare. Io non posso. Nessuno? Può darsi forse che in seguito, riflettendoci meglio, vi venga in mente qualcosa. Il mio nome è Derrick. Questo è il signor Klein. Potete chiamare quando vi pare al numero del commissariato di polizia. Potete naturalmente venire anche di persona. E state certi che qualsiasi dichiarazione relativa a questa vicenda resterà assolutamente segreta. Ah, un momento, un'altra cosa. Di tutti quelli che hanno lavorato da Dernbach, voglio nome e indirizzo. Vuole prepararmi lei la lista? Ma certo, gliela preparo. La faccia. Io aspetto fuori. Senta, scusi, il parroco di Sant'Anna. Sì, padre Scholz, lo conosce? Ah, sì, certo. Qualche volta sostituisce il nostro insegnante di religione. Uh-huh. E dà lezione anche alla classe che abbiamo visitato poco fa? Naturalmente, si capisce. Ed è in ottimi rapporti con tutti. Con tutti i nostri allievi. Ma per quale ragione mi chiede questo? Oh, semplice informazione. La ringrazio molto. Religionslehre. Hat ein besonders gutes Verhältnis zur Oberstufe. Ich frage mich, was das alles soll. Der Pfarrer erscheint am Tatort, fragt nach den Angehörigen, kniet nieder und betet. Und er kennt unsere jungen Leute, zu denen er ein besonders gutes Verhältnis hat. Buonasera, signore. Siamo della polizia criminale. Possiamo parlare con il signor parroco? Ah, il signor parroco non c'è. Non sa quando torna? Avrebbe già dovuto essere qui. Di solito mangia puntualmente alle 7 e sono già passate. Già. Possiamo entrare, per favore? Oh, sì, prego, si accomodino. Grazie. A che ora è uscito stamattina il parroco? È uscito prestissimo, contrariamente alle sue abitudini. Contrariamente alle sue abitudini? Lavora sempre molto in casa la mattina, a meno che non debba andare a scuola. Ah, è vero, quando deve sostituire l'insegnante di religione, eh? Sì, infatti. Ma stamattina è stato tutto diverso. Sì, è stato proprio molto diverso. Stanotte non abbiamo dormito affatto. Come mai non avete dormito? È che ci hanno disturbato. In piena notte? E chi è stato? Ci hanno svegliato, avevano bisogno di parlare con il parroco. Succede molto spesso? Ah, non spesso, ma qualche volta sì. Und in der vergangenen Nacht hat der Pfarrer mit jemandem gesprochen. Ja. Yeah. Aber darüber reden Sie am besten mit dem Pfarrer selber. Er hat mir ja kein Wort gesagt. Das darf er ja auch gar nicht. Ha riconosciuto chi era? Io non mi sono nemmeno affacciata alla porta. Che ora era stanotte? Prego, mi scusi, io devo andare ad occuparmi del... Oh. Ci sono i signori della polizia, signor parroco. Non ricorda? Ci siamo già visti oggi. Sì.
La sua governante ci ha detto che questa notte lei è stato svegliato da qualcuno, signor parroco. La mia governante. Non capisco. Stanotte qualcuno è venuto a parlarle, a chiederle di essere aiutato da lei? Sì. Può dirci allora chi era e di cosa si trattava? No. No, questo è impossibile. La prego, cerchi di capirmi. Ci dica almeno se qualcuno si è confidato con lei. Io non posso rispondere a questa domanda. È un assassino quello che è venuto? Ve lo ripeto, non ho assolutamente niente da dire. Però non dice nemmeno no. Io sono obbligato al segreto confessionale. Che cosa vorrebbe sapere? Che cosa c'entra qui il segreto confessionale? C'entra. Chi è che si è confessato questa notte? Signor parroco, lei questa mattina... Lei questa mattina ha pregato a lungo accanto a un morto. Quell'uomo è riuscito, negli ultimi istanti della sua vita, a scarabocchiare su di una busta una parola. La parola scuola. Noi siamo certi che con questo volesse dare un'indicazione del suo assassino. E ci siamo allora chiesti cosa significa. Cosa può aver avuto a che fare questo fotografo con la scuola? E così abbiamo scoperto che per le fotografie pubblicitarie di questo tipo si serviva dei ragazzi di una scuola. Una scuola dove lei qualche volta ha fatto lezione di religione. Ragazzi che conosce bene e con i quali, ce l'ha confermato il preside, lei è in rapporti particolarmente buoni. Capisce ora? La sua apparizione sul luogo del delitto assume per noi una particolare importanza. Sì, lo so. Lei ha il diritto di rifiutarsi di testimoniare, ma le saremmo grati se potesse almeno dirci che i giovani della foto non hanno niente a che fare con questa storia. Ci dica almeno questo, signor parroco. La prego. Niente interrogatori, io sono un prete. Il mio compito è servire Dio. Servire gli uomini, non le autorità. Mi perdoni, padre, ma lei dimentica che anche noi serviamo gli uomini. Non si sente bene, per caso? Es ist nicht zu fassen. Wir sind so nah dran. Der Quinte-Mörder. Ich weiß ganz genau, wer es ist. Er kommt zum Tatort. Warum? Er ist doch nicht zufällig gekommen, wollte sich informieren. Und natürlich nicht ahnen, dass er da mitten in die Sache hineingerät. Der Hinweis auf die Schule war ihm unbekannt. Und er konnte nicht wissen, dass wir erfahren haben, dass er Lehrer von den Schülern ist, deren Fotos mit. In Ordnung, Harry. Aber er hat ein verbrieftes, unantastbares Recht zur Aussageverweigerung. Ja, schön, aber die Haushälterin doch nicht. Und was ist, wenn sie den gesehen hat, der an der Tür stand? Sie könnte uns sagen, es war der oder der. Wir bräuchten nur das Foto zu zeigen. Harry. Jetzt, Stefan, komm, lass es nur mal reingehen. Aber das bringt doch nichts. Selbst wenn sie was weiß, wird sie nichts sagen. Aber versuchen können wir es doch wenigstens. Harry, der Pfarrer hat uns davon überzeugt, dass man ja nicht verhindert, dass diese Leute etwas damit zu tun haben. Gut, wir haben zu ihren Bildern die Namen und alle Adressen. So, und jetzt steig ein. Buongiorno, signora. Scusi, vorremmo parlare con Albert Hess, per favore. Sì, naturalmente. Prego, si accomodino. La ringrazio. Io sono la mamma di Albert. Vadano pure, sono tutti in giardino. Che cos'è? Una riunione scolastica? Più o meno. Li faccio entrare o vogliono uscire loro? No, grazie, signora. Andiamo noi. Ah.
Scusate, spero di non disturbare troppo. No, assolutamente. E cosa state facendo, un dibattito? No, ci riuniamo ogni tanto, ora a casa di uno, ora da un altro. Ah, e su che tema discutete? Nessuno vuole rispondere? Parlavamo naturalmente del fotografo e di come è stato assassinato. Vi è dispiaciuto della sua morte? A che razza di domanda fa? Dispiacermi e perché? Forse perché quell'uomo vi dava del lavoro, vi pagava bene. E si trattava di un lavoro divertente, l'ha detto lei. Divertente? Dipende come... Stavamo parlando proprio di questo. Della professione che quell'uomo faceva. Del suo atteggiamento verso la vita. Dei suoi interessi, dei suoi... Stavo per dire ideali e sarebbe stato assurdo. Perché ideali lui non ne aveva. Questa mattina a scuola siete rimasti molto sorpresi ed è abbastanza comprensibile, certo. Ma poi avete avuto tempo per ripensarci. Vi sarà venuto in mente qualcosa, non so, un particolare che possa essere utile? Sì, naturalmente. Abbiamo discusso di quest'uomo e di tutto ciò che lo riguardava. Le spiace dirmi cosa vi siete detti? Le dirò che la mia opinione è questa. Qualcuno ha ritenuto che quell'uomo si meritasse la morte. Punto e basta. Qui siamo tutti convinti della stessa cosa, che in un certo senso la vittima se la sia voluta la morte. Per tutto quello che faceva. E che cosa faceva? Non ha la possibilità di scoprirlo da sé? La polizia, questo magnifico apparato. E così lei non ci vuole aiutare? Io perché dovrei farlo? È obbligo del cittadino contribuire alle indagini di un delitto, perciò lo dovrebbe fare. Dovere, dovere. Ammesso che l'abbia, non è certo del genere che intende lei. Quando sarà asciutto continueremo a parlare. Buongiorno, signor parroco. Da chi sta andando? Albert S. è in giardino con i suoi compagni di scuola. Vada pure, li raggiunga. Sì, grazie. Arrivederla, signor parroco. Arrivederci. Tutta la classe era un po' troppo per lui. Già, vuole parlare con Albert Hess senza testimoni. Schauen Sie, es wird doch alles teurer. Guten Tag, Frau Wand. Wir müssen uns noch ein bisschen umschauen, bevor wir durchgehen. Ja, bitte. Ist sowieso schon jemand da. Wer denn? Hallo? Ja, mein lieber Herr Gronau, was machen Sie denn hier? Was ich hier mache? Ach, so eine Art Bestandsaufnahme. Ich überlege, ob ich den Laden nicht übernehmen soll. Sind Sie Fotograf? Das nun gerade nicht, aber ich verstehe was von der Branche. Wissen die Rechtslage? Geerbt hat Dernbachs Frau. Mit ihr verhandle ich gerade. Ja, ich orientiere mich, was da so vorhanden ist. Deswegen kommen Sie her. Hat sich schon irgendwas ergeben? Was soll sich denn ergeben haben? Das Wort Schule. Haben Sie mit den Schülern schon gesprochen? Nein. Und? Was ist dabei herausgekommen? Na ja. Nicht viel. Ja, wissen Sie, ich habe nämlich auch so meine Gedanken gemacht. Irgendwie kriege ich das nicht aus dem Kopf. Können die tatsächlich fähig sein, einen Mord zu begehen? Warum sollten die das tun? Was weiß ich. Gibt es irgendwelche Motive? Tja. Um einen der Schüler wörtlich zu zitieren, der Mörder könnte jemand sein, der davon überzeugt war, dass Dernbach den Tod verdient hat. Den Tod verdient hat? Dernbach? Wer hat das gesagt? Verrückter. Nee, ein gewisser Hess. Hess? Albert Hess. Kennen Sie ihn? Ich verbinde mit dem Namen nichts. Möglich, dass ich ihn kenne vom Sehen. Na ja, sie hängt doch überall rum. Ja. Der. Der? Ja. Ach, die sind das. Kennen Sie die jungen Leute? Ja. Möglich, dass ich sie kenne.
sehen, vielleicht flüchtig, wie man Leute halt so kennt. Erlauben Sie. Er hat die Hosen gestrichen voll. Das war deutlich zu sehen. Dass ihm dasselbe passieren könnte wie Dernbach? Den Eindruck hatte ich. Ja, du glaubst auch, es könnte einen zweiten Mord geben? Sì, pronto, Hess. Qui Derrick. Posso parlare con suo figlio, signora Hess? No, è uscito a far visita a un'amica. È urgente? E chi è questa amica? Ah, Vera Essling. Sì, quella malata. È un'amica molto cara? Diciamo il grande amore. Glielo riferirò che lei ha telefonato, ispettore. La ringrazio, signora. È il grande amore. Così almeno dice la madre. Questa però non la conosciamo ancora. Piuttosto carina. Ce l'abbiamo l'indirizzo? Siamo della polizia criminale. Non abbia paura, dobbiamo solo fare un paio di domande a Vera Essling. È sua figlia? Sì. Per quale ragione? È malata, non credo che possa rispondere alle sue domande. Faremo presto, 5 minuti, eh? Vera, si può entrare? Questi signori... Che malattia ha? Questo non lo riescono a capire, una specie di malattia nervosa, pare. No. Non si spaventi, signorina Essling. Non aver paura, Vera. Non aver paura. Venga. Venga, si sieda. Vado ad aprire. Signorina Essling, venga, si sieda. Non deve avere assolutamente paura. Senta, devo solo farle un paio di domande di poca importanza. Prego, faccia piano, così. Brava. Conosce il fotografo Dernbach? Vera. Hai sentito? Vera. No, Vera. Vera, non fare così, stai calma. Stai buona, Vera. Buona. Vera. Non può rispondere, lo capisce? Va bene, Vera, non ti faranno nessuna domanda. Non devi dire niente, tesoro, non devi dire niente. Stai calma. Stai calma. Ci scusi, la prego. Signor Albert, ci scusi. Era sicurissimo che sarebbero tornati. Mattina. E a scuola. Ieri siamo andati a trovare la sua ragazza, Vera Essling. Sì, l'ho saputo. Andate. È rimasto impressionato. Beh. Orribile, vero? Non si sopporta. Infatti per me è così. Non riesco a sopportarlo. Sa che cos'è? Un essere distrutto. Distrutto da che cosa? È il fotografo il responsabile? Non lo so. Davvero non lo sa? Che vantaggio ne avrebbe se glielo dicessi? Cambierebbe qualcosa? Quello che è accaduto non si può cancellare. Non si cancella più. Così non vuole rispondere alla domanda? No. Ha sparato lei a Dernbach? Mi rifiuto di rispondere a questa domanda. Perché è stato lei? Lei che lo ha fatto? Non voglio rispondere.
Però non lo nega. Vuole che lo neghi? Va bene. Per farle piacere glielo dico. No. E adesso lasciatemi in pace. Non possiamo lasciarlo andare via. Guarda un po' fuori. Ma dai. Sarebbe importante sapere quello che si dicono. Non potremmo informarcene dal parroco. È come se fosse molto preoccupato per quel ragazzo. Già. Cosa già? Sì, sembra preoccupato, è come dici tu. E perché? Non potremmo chiederglielo dopo? No, non qui. Signor parroco, si sono verificate nelle ultime ore coincidenze tali che fanno convergere tutti i sospetti su una sola persona. Una persona che lei conosce molto bene. Parlo di Albert S. Quello che voglio sapere da lei è soltanto che tipo di ragazzo sia. Lei non è solo il suo confessore, è anche un suo insegnante. Alla domanda riguardante il suo carattere potrebbe rispondermi. Io non posso dare nessun giudizio. Mi trovo, le assicuro, in una grave situazione. Una situazione che non auguro a nessuno. Signor parroco, lei conosce la ragazza di Albert S., Vera Essling? Sì. Ora però non mi tormenti più, la prego. Io affido tutti a Dio nella mia preghiera. Anche questa ragazza voglia scusarmi. Chi è? Polizia criminale. Prego. Lei usa molta prudenza prima di aprire, come mai? Già, è vero. E di chi ha paura? E me lo chiede? Lo sa che c'è un matto in circolazione, no? Che potrebbe sparare anche a lei? Comunque io mi aspetto di tutto. Oppure avete già trovato l'assassino? Non l'avete trovato? No, non l'abbiamo trovato per il momento. Può essere solamente un pazzo. Uno che non ha la testa a posto. E che usa un'arma senza sapere quello che fa. Signor Gronau, le domando esplicitamente che rapporti c'erano tra il fotografo Dernbach e la ragazza di questa fotografia. Come ci siete arrivati? Perché mi mostra questa foto? Chi vi ha raccontato di lei? Chi è stato? Le ripeto la mia domanda. Cosa c'era tra Dernbach e questa ragazza? Accidenti. Ma lei crede davvero che Dernbach avrebbe potuto vivere con quelle quattro fotografie che faceva? Girava dei film nel suo studio. E li vendeva bene. Che genere di film? Che domanda, porno. Hanno un grosso mercato e non scandalizzano più nessuno. E che cosa c'entra questa ragazza? E me lo chiede?
A lui servivano per quel lavoro, ragazze che potessero spogliarsi. Probabilmente lei aveva un corpo adatto. È così Derbach l'avrà incoraggiata un po'. Che significa incoraggiata? Insomma, lui era uno senza scrupoli. Può darsi che in questo caso abbia fatto un po' troppo. Come posso dire? Che l'abbia un po' spinta, ecco. In quale maniera, lo sa? L'alcol. L'alcol di sicuro. O droga per disinibirsi. Adesso non dico altro. Da me non saprete più niente. Più niente. Le consiglio invece di parlare, nel suo stesso interesse. Queste sono le fotografie. Le ho raccolte tutte io in quest'album con tanto affetto. Come stanno bene insieme. Questo è amore. Vero amore. Si vede persino dalle fotografie. Albert sa essere così affettuoso. Non sembra anche a lei? Mm-hmm. Questa malattia di lei lo ha così profondamente sconvolto. Ultimamente mi diceva: che strano, mamma. Il mondo non ha più splendore. Ah, mi scusi. Sì, pronto? Ah, Albert, sei tu. I signori della polizia sono qui. Me lo passa, signora? Un momento, per favore, Albert. Qui Derrick. Dove si trova, signor S? Dove mi trovo? In una cabina telefonica. Vuole saperlo con esattezza? Vado fuori a vedere in che strada sono. Io le devo assolutamente parlare. Mi dica dov'è e io la raggiungo subito lì. Non ho nulla in contrario. Per me va benissimo, ispettore. Warten Sie. Dann muss ich jetzt tatsächlich nachschauen, wo ich bin. Kleinen Moment. Der Herr und hängt einfach das Telefon ab. Gehört das vielleicht dir? So eine Frechheit, arbeitet man den ganzen Tag, dann kommt so ein gespinnerter Papa daher. Ausgedörrt. So trocken, ich hätte mich mit einem Streichholz in Brand setzen können. Kennen Sie sowas? Ja, sowas kenne ich. Man fühlt sich wie kurz vor einer Explosion. Allora, incominci. Derbach produceva film pornografici. Una richiesta va soddisfatta. Non appena c'è richiesta di un prodotto bisogna soddisfarla, non crede? Questo è un processo economico, nient'altro. Lei sapeva che produceva film di questo genere? No, non lo sapevo. Io però avevo intuito che doveva conoscere le regole del gioco dei nostri tempi. Prima c'era un limite. Un freno. Ora non c'è più niente. Ognuno fa quello che vuole, che gli va, che gli dà piacere. Ho persino letto che la morale è una deformazione. Ma Vera Esling ha preso parte a questi pornofilm? Ha mai visto i pini bruciare? In un bosco incendiato. È un'esplosione. Sono avvolti dalle fiamme. E scoppiano all'improvviso, dal basso in alto. Così mi sento io. Dopo questa sua domanda,
Venga, la porto là. Vada sempre dritto per quella strada. Io vi dirò tutto, fin dal principio. Derbank una volta la fermò una sera. Le offrì un buon lavoro, pagato molto bene. Ce la portavo proprio io, però non potevo andarla a riprendere. Lui preferiva rimandarla a casa in tassì. Lei è a conoscenza di quali mezzi ha usato per convincerla? La prossima a destra. Che mezzi ha usato? Forse lo sanno i suoi esperti come si può riuscire a spingere una persona a questo punto. Io suppongo che fosse LSD o qualcosa del genere. In ogni caso, lei ormai non sa più disporre della sua volontà. Ecco, ci siamo. Lo spettacolo continua ininterrottamente, dalle 10 del mattino fino all'una di notte. Vadano pure dentro, così si rendono conto. Io l'ho visto tante di quelle volte. Aspetto fuori. Bene, d'accordo. Ah, è solo per adulti. Seduto! Miseria, presto, fuori! Dai! Via, presto! Chi è? Ma chi è? Non apro se non dice chi è.
A seguire su Fox Crime, Poirot. Ah.